Il Natale è ormai alle porte e la corsa al regalo perfetto si avvicina alle battute finali. E così le vie dello shopping sondriese diventano la meta elettiva di chi, per stupire i propri cari, sceglie di puntare su cadeau di qualità anche in tempi di spending review. Per chi ha ancora le idee confuse, una valida risorsa sono le profumerie, magari bio, per fare felici mogli, mamme e amiche con un omaggio eco-friendly. Qui il Natale si compone perché accontentiamo richieste per la cura delle mani, la cura dei piedi, saponi profumati, scrub per il corpo, creme idratanti, saponi naturali, cere per le labbra, make-up, quindi andiamo con mascara, rossetti, si può comporre di tutto, la caratteristica è che sono tutti prodotti biologici e naturali. Anche il make-up bio va per la maggiore. Il make-up bio comincia a prendere. Diciamo che qui molte persone, soprattutto le persone anche mature, un po' più mature come me, insomma un po' più grandicelle, non conoscono perfettamente la materia. Vengono, ci sono i tester, socializzano e devo dire che cominciamo ad avere un buon riscontro. Anche perché insomma ne vale la pena, sia per qualità che per rapporto prezzo. Tu cosa consiglieresti come idea regalo? Io come idea regalo consiglierei degli scrub corpo particolarissimi per un'esfoliazione delicata, per idratare profondamente la pelle. Una strenna graditissima rimane la classica borsa, accessorio che non conosce crisi, magari da abbinare a un outfit scintillante perfetto per le prossime festività. Le novità, borse in glitter e completi di pizzo lunghi come abiti da sera. E magliette giustamente sempre in glitter, oro e argento. Puntiamo sul Made in Italy. Per chi sceglie il regalo utile c'è l'imbarazzo della scelta. I negozi di casalinghi infatti espongono nelle vetrine items di design coloratissimi per arredare le nostre abitazioni con oggetti funzionali e di gusto. Un'idea regalo di quest'anno sono i salvadanai, molto colorati, molto animali, sono simpatici, divertenti, non hanno un grosso costo e quindi stanno andando bene, insomma, come vendita. Per i casalinghi invece? Casalinghi, principalmente piatti, dei piatti un po' particolari e anche delle pentole, anche quelle molto particolari, una linea un po' diversa dalle solite. Ecco. Per i lettori incalliti non si può non puntare sulle librerie. Azzeccare il titolo perfetto può sembrare una missione impegnativa, ma ascoltando i consigli degli addetti ai lavori è difficile sbagliare. Quest'anno sta andando molto l'ultimo di Coelho, Saviano tantissimo, si vende Ruizzafon, i soldi insomma Carrisi, molto bene, è uscito il giallo di Grisham. Però il libro che si vede di più al momento è quello di Alessandro Davenia, sicuramente, quello su Leopardi. In mezzo a tante nuove uscite, i grandi classici non perdono il loro fascino immortale. Abbiamo una collana di grandi classici della Rizzoli, illustrata, che sta andando molto bene. Sono una veste grafica più bella, più accattivante, e anche i giovani la stanno apprezzando molto. Qual è il classico che vende di più per Natale? Ma probabilmente i libri della Bronte, sicuramente. Quelli sì. Quelli e Shakespeare.